Abruzzo del pallone, buona domenica. Ci siamo salutati praticamente 4-5 minuti fa al termine della gara del Teramo 3-3 contro la Reggiana che dunque spalanca le porte del play-out per il Teramo. Ci sarà la doppia sfida contro il Vicenza, la prima a Vicenza, la seconda al Bonolis. Il Teramo si salva come l'anno scorso con due pareggi. Ovviamente noi abbiamo nella sala stampa, e lo vedo in bassa frequenza e ve lo anche mostriamo, il nostro Paolo Renzetti. Tra poco gli chiederemo anche, caro Paolo, che atmosfera si respira negli spogliatoi, perché immagino ci sia un po' di tensione, vero Paolo? Sì, grazie innanzitutto Jacopo Della Lina, siamo qui negli spogliatoi dello stadio Bonolis di Teramo. C'è tensione, però qualche istante fa è passato in zona, proprio in tribuna, stava scendendo verso l'uscita dello stadio, praticamente il presidente Campitelli, che diceva e ricordava che bisogna ancora attendere il ricorso della Procura federale per quanto riguarda la vicenda Sant'Arcangelo, perché diceva Campitelli a microfoni spenti che se dovesse essere accolto il ricorso della Procura e dunque dovessero essere tolti due punti al Sant'Arcangelo, il Teramo sarebbe salvo. Dunque c'è da attendere giovedì la decisione della Procura proprio su questo ricorso, la decisione degli organi federali su questo ricorso della Procura, e se dovesse essere accolto i due punti del Sant'Arcangelo, correggetemi dallo studio se sbaglio, con due punti in meno il Teramo, sì, con due punti sarebbe in meno salvo. Per il Sant'Arcangelo il Teramo, sì, sarebbe salvo. Sì, dunque sarebbe salvo ci perché, si aggrappa, ci perché, si aggrappa perché, Paolo, anche a perdonami, questo. Perdonami, ci sarebbe parità di punti, ma il Teramo in vantaggio non negli scontri diretti dove c'è anche lì assoluta parità, ma nella differenza reti complessiva. Meno 9 del Teramo. Dunque, se venisse accolto il ricorso che ha fatto la Procura, perché in prima istanza la penalizzazione per il Sant'Arcangelo è stata respinta dal TFN, poi la Procura federale ha fatto ulteriore ricorso, dunque si aspetta la Corte federale d'appello, dunque tu ci dai anche la data, giovedì probabilmente. È chiaro che se dovessero arrivare due punti di penalizzazione, perché uno non basta, due punti di penalizzazione almeno, in quel caso il Teramo sarebbe salvo, però per il momento il Teramo è al play-out. L'atmosfera che si respira, tensione? Vediamo se si Beh, tensione, grande rammarico soprattutto per questo risultato, ma per il grande secondo tempo che ha giocato il Teramo, che negli ultimi minuti ha letteralmente assediato l'area di rigore della Reggiana, e poi c'è stato quel palo clamoroso di Gondò proprio al 96esimo con l'urlo strozzato in gola da parte dei 2500 tifosi biancorossi per quella che sarebbe stata la rete del 4-3, ma soprattutto la rete della salvezza per quanto riguarda il Teramo. E dunque ovviamente c'è rammarico, anche un po' di rabbia sportiva, se così la possiamo definire, Jacopo, per l'epilogo di questa partita, una partita dai due volti, perché nella prima parte di gara il Teramo non aveva sicuramente convinto, ma nel secondo tempo si è visto in campo un Teramo completamente diverso, che è stato anche sfortunato, perché ricordiamo che sul 3-2 sul 2-2, pardon, c'è stata la rete clamorosa mancata da Gondò sul capovolgimento di fronte, c'è stato poi il gol del 3-2 della formazione emiliana, poi Ilaria ha avuto la forza di rimettere il match di nuovo sui binari della parità, l'assedio finale, 6 minuti di recupero e proprio a 20 secondi dal termine, dal triplice fischio finale del signor Proietti di Terni, è arrivato il palo di Gondò. E poi vi abbiamo proposto ai nostri telespettatori anche le dichiarazioni proprio a caldo, a caldissimo, del presidente della formazione biancorossa Luciano Campitelli, che poi ricordava che bisognerà attendere comunque proprio giovedì per conoscere l'epilogo finale sulla vicenda che riguarda il Sant'Arcangelo. Grazie Paolo, grazie ovviamente. Tra poco riproporremo l'intervista live praticamente al triplice fischio al patron del Teramo Campitelli. Intanto saluto di nuovo Andrea Costantini, ciao, che è rimasto con noi. Andrea, lunghissimo ciao, pomeriggio, ciao, ma ciao. Soprattutto saluto, lo ringrazio perché è stato di parola, ha detto prima della fine vengo.
all'ultima puntata della stagione regolare è venuto. No, adesso scherzi a parte, lo ringrazio davvero. Gianluca Colavitto. Salve, buonasera. Ciao mister, allenatore della Vastese, con te poi faremo il punto dell'ultima giornata, questo 3-3 oggi all'Aquila, ma soprattutto faremo un po' una panoramica della stagione, perché in molti dicono che oggi è stata l'ultima tua panchina Vastese. Io non so se poi sarà così, poi magari te lo chiederò in maniera più diretta e vediamo se tu ci confermi o se smentisci. Io direi di andarci a risentire al volo l'intervista a Campitelli realizzata da Paolo Renzetti, poi facciamo il punto sui campionati. Il padron del Teramo Campitelli. Una battuta al volo. Ecco, scusami Andrea, scusami, perché abbiamo qui il presidente del Teramo Campitelli. Presidente, una grande partita, un grande Teramo che è arrivato ad un palo dalla salvezza. Credo che oltre questo non potevamo fare. Se il calcio è questo e ci condanna degli episodi, cosa devo dire? Non devo dire niente. Una partita dominata. Però nel secondo tempo, se faremo il play out vuol dire che se giocheremo in questo modo sicuramente ce la giocheremo fino all'ultimo secondo. Play out col Vicenza, però si giocherà per la gara di ritorno decisiva a Teramo, questo è importante. Ma è tutto importante, niente importante. Pensavo di non andarci, ci andiamo per un punto oppure per una classifica avulsa, però va bene così, dai. Però si riparte da questo secondo tempo, la squadra se giocherà così potrà avere grandi possibilità. Sicuramente, sicuramente. Grazie al presidente della formazione biancorossa. Questa è l'intervista del nostro Paolo Renzetti, peraltro poi vi mostreremo altri video, la squadra al rapporto, Caidi che l'abbandona il campo piangendo, ma questo sarà tema successivo. Serie D adesso, perché abbiamo tanti servizi da proporvi, ma soprattutto tanti temi. Ultima giornata della stagione regolare, che regala l'ultima grande, enorme sorpresa, che viene fuori dal combinato disposto tra la prima partita che vedete e la terza. Ovvero l'Avezzano con un gol di Dos Santos batte il Matelica 1-0, Campobasso Isina 3-2, ma la partita di Avezzano con il combinato disposto del Mancini di Castelfidardo 2-4 per la Vispesaro regala la Serie C alla Vispesaro all'ultima curva. Matelica beffato che va ai playoff con l'Aquila e l'Avezzano invece se la vedrà con il Pineto. Fabriano Nero Stellati giocata ieri 1-1, Francavilla Monticelli 2-1, il Monticelli è retrocesso come direttamente come Fabriano Cerreto e Nero Stellati. L'Aquila Vastese 3-3, Agnonese San Giustese 2-1. Questa partita insieme alla sconfitta del San Nicolò a San Marino 3-1 manda il San Nicolò al playout con la Jesina e l'Agnonese salva diretta. Invece il Pineto vince 3-5 contro la Recanatese. Vediamo la classifica finale. Dopo 34 lunghissime giornate di campionato, ovviamente noi poi non è che ci fermiamo, seguiremo anche i playoff. Però diciamo che nella strutturazione regolare diciamo non ci sarà più un Abruzzo del pallone standard da adesso in avanti. Questo è l'ultimo Abruzzo del pallone veramente standard. Vispesaro vince il campionato, 73 punti, 71 punti per il Matelica, che va come detto al playoff, 62 punti per l'Avezzano, 57 per il Pineto, 55 per l'Aquila. Ecco, qui si chiude il lotto playoff, Matelica, l'Aquila, Avezzano, Pineto. Con le partite che si giocheranno in gara unica a Matelica e ad Avezzano. Fuori dai playoff, Francavilla 53 punti, 51 punti San Marino e Vastese, 48 la San Giustese, 45 il Campobasso, 44 Castelfidardo, 43 la Recanatese, 41 l'Agnonese, 40 il San Nicolò, che come detto spareggerà con la Jesina che di punti ne ha 34, il Monticelli per via della distanza con l'Agnonese retrocede direttamente 30 punti, così come avevano già fatto nelle settimane precedenti Fabriano e Nero Stellati. Cominciamo con Gianluca Colavitto, a cui chiedo se ti aspettavi alla fine di sorpassi, contro sorpassi, contro sorpassi, sorpasso decisivo della Vispesaro, te l'aspettavi all'ultima?
Guarda, il girone di ritorno è stato un poco, secondo me, traumatico sia per il Matelica che per la Vispesaro. Sinceramente non me l'aspettavo, perché il Matelica comunque aveva acquisito un vantaggio importante sulla Vis da poter gestire, a testimonianza del fatto che appunto i gironi di ritorno sono gironi, sono altre partite, sono altri scontri, i punti valgono il triplo, il quadruplo, e quindi anche loro hanno peccato. Ecco. Peccato per quei 51 punti, perché insomma a un certo punto, dico la verità, noi abbiamo anche detto la Vastese sta facendo un 2018 negativo, ma comunque è un segnale che sta continuando a rimanere in zona playoff, fino a che poi evidentemente non c'è stato, non dico il tracollo definitivo, ma insomma ad un certo punto la Vastese ha proprio, non so, staccato la spina. Che cosa è successo? No, guarda, il discorso è questo, il discorso che oggi ho avuto una lieve riprova di ciò che pensavo, che pensavamo. Cioè, scusami, prego, mister, prego. Però sì, ci segnalano una situazione di grande tensione nello spogliatoio, nel tunnel del Bonolis. Forse dovremmo contattare Ania Cantagalli, sì, anche telefonicamente. Un parapiglia. Sì, però vediamo se riusciamo appena a contattare. Appena l'abbiamo, ovviamente. Perché in questo momento c'è Eberini al microfono di Paolo Renzetti, più tardi sentiremo le sue dichiarazioni, ma sta avvenendo qualcosa, sì, in sala stampa o forse nel tunnel. Sì. Gianluca, poi... No, dicevo questo, oggi ho avuto la riprova, nel senso che oggi la squadra è entrata in campo con quella leggerezza, con quella spensieratezza che avevamo nel girone di andata. Nel girone di ritorno, quando i punti comunque pesavano di più, si erano create le aspettative, il fatto di dover raggiungere un obiettivo, il giocare con qualche pressione in più addosso ha fatto sì che appunto abbiamo fatto sto girone di ritorno pessimo, di cui mi assumo totalmente la responsabilità, capire, e ho capito dove ho sbagliato, e cercare in futuro di non sbagliare, ecco. Certo. Andiamo a Teramo, dove la situazione è molto tesa. Ania Cantagalli, Ania, che cosa sta succedendo? Sì, Jacopo, praticamente eravamo in sala stampa quando abbiamo sentito delle urla provenire qui al di fuori del parcheggio, del piccolo parcheggio antistante lo stadio. Da quello che siamo praticamente riusciti a capire recandoci qui, un giocatore della Reggiana avrebbe un po' aizzato, ma il condizionale è d'obbligo, i tifosi del Teramo che sono presenti qui fuori nello spazio antistante lo stadio, urlando Forza Ascoli. Da lì è arrivata un po' la reazione dei tifosi, è arrivata anche la polizia, la dirigenza del Teramo ha provato a mettere un po' la situazione, a riportare la situazione nei binari della tranquillità, anche se tranquilla la situazione non lo è ancora, perché c'è ancora la polizia, la situazione pare comunque al momento sotto controllo, ma si gioca sul filo tra virgolette della tensione, gli animi che si sono scaldati poco fa, e con una situazione che adesso sembra, almeno in apparenza, sotto controllo. Ok, Ania, rimani ovviamente in collegamento, se avrai novità ti puoi richiedere la linea quando vuoi. Giustamente Andrea chiedeva se poteva essere Altinier, che è un ex ascolano, ci poteva stare, però... Ha giocato ad Ascoli proprio nella stagione famosa. Se è la stagione famosa. Sì, il nome era il nome che era venuto anche a me, ovviamente, però non avendolo visto, non avendolo sentito... È una supposizione soltanto. È chiaro. Andiamo a rigor di logica e per ipotesi. Va bene, rientriamo, perché insomma Gianluca, innanzitutto io direi ti faccio rivedere la partita di oggi, sì, che
per voi purtroppo contava relativamente, perché poi, visto che tu hai detto mi prendo la responsabilità di quello che è successo nella seconda parte, sì, come un buon allenatore, come un allenatore insomma come te fa senza nessun problema, e poi facciamo il punto sull'annata, su che cosa è andato, su che cosa non è andato. Beh, e poi ti faccio anche fare una disamina sugli accoppiamenti playoff. Sì. L'Aquila Vastese 3-3, vediamo. L'Aquila Calcio agguanta un pareggio 3-3 contro la Vastese, con la certezza dei playoff matematici già dalla scorsa giornata. La prima dei playoff sarà fuori casa a Matelica. Un pareggio tutto grinta da parte dei rossoblù, che hanno riaddrizzato il risultato in una gara in cui la squadra di mister Colavicto era partita decisamente meglio. Al terzo minuto De Julis manda fuori di poco il suo colpo di testa, al quarto Padovani scheggia la traversa, ma al decimo sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Tedesco. Angolo battuto da Fiore, palla svirgolata al centro dell'area. La difesa quella una pasticcia, il giocatore della Vastese è bravo a metterla in rete. Al tredicesimo è l'ex di turno Stivaletta a mettersi in luce. Farroni si salva col ginocchio. Al sedicesimo arriva però il raddoppio ospite, proprio con Stivaletta. Gran tiro dal vertice alto che trafigge Farroni. Pochi minuti dopo, al ventesimo, cross dalla destra di Cafiero. Boldrini accorcia le distanze, è 1-2. Al 35esimo il tiro a volo di Ruci termina di poco sopra l'incrocio dei pali, mentre al 38esimo Stivaletta dal limite impegna Farroni, che si salva in angolo. Al 41esimo palo clamoroso di Fiore, servito da Leonetti, preludio al gol ospite, il terzo, con Leonetti che fa tutto da solo e punisce Farroni. Nella ripresa l'Aquila entra in campo con un piglio diverso e si vede. Il primo dei rossoblù a provarci è, dopo un minuto, Cafiero dal limite. Camerlengo para in due tempi. Al quarto però arriva il 2-3. Ruci serve Padovani, che davanti la porta non perdona. Sostituzioni poi da entrambe le parti e ancora occasioni in un derby sicuramente avvincente e bello da vedere. Al 23esimo l'Aquila acciuffa il pari con Esposito. Angolo battuto da Boldrini, torre di Cafiero e tocco finale del difensore aquilano. Sul finale l'Aquila qualche pericolo lo corre. Al 43esimo palo di Lucciarini e subito dopo cross di Pizzutelli per Leonetti, che di testa manda al lato di poco. Mister Battistini elogia il suo gruppo e il suo staff, con il quale si presenta in sala stampa. Questione societaria da vedere. Per la Vastese invece un campionato a due facce. I ragazzi hanno avuto una reazione nel secondo tempo eccezionale, come sempre. E sapevo che sarebbe stata una partita così dall'inizio settimana, che spiegavo che sicuramente la Vastese non voleva perdere la terza partita, che sicuramente la Vastese ha nel reparto di centrocampo, reparto avanzato, dei giocatori di straordinaria qualità, hanno fatto un paio di gol che si vedono difficilmente anche in categorie superiori, e non era facile rimettere in sesto, però con la voglia di fare, con grinta e determinazione, abbiamo pareggiato, abbiamo rischiato di vincere ma anche di perderla, quindi credo alla fine il pareggio sia il risultato più giusto e sia stata una partita di calcio molto bella, piacevole per chi è voluto venire a vederla, per chi ci ha sostenuto, i pochi tra virgolette, perché sono comunque tanti, persone che apprezziamo tanto, che ci hanno sostenuto durante l'anno. Ci spiace per chi non ci ha voluto sostenere per una questione di principi, perché credo che se c'era una squadra che negli ultimi anni ha meritato tanto sia stata questa qua, che gestisco da un anno e mezzo, ed è un peccato. Questo è il servizio della partita, le parole di Pierfrancesco Battistini. Nel frattempo, mister, sono arrivati alcuni messaggi che ti chiamano in causa. Le responsabilità non sono tutte di Colavicto. Qual è il giocatore che ti ha dato di più? Grazie per il lavoro svolto quest'anno a Vasto. Ma la prima cosa è stata l'ultima panchina, l'ultima volta che ti sei seduto sulla panchina della Vastese? No, guarda, non lo so, io ci tengo a dire, a ringraziare la società, il direttore sportivo, i presidenti, Franco Bolami, Scafetta, per l'opportunità che mi hanno concesso in questi 3 anni fantastici. Ora ho bisogno solo di staccare un po' la spina e di riposarmi, perché ti dico che non solo per i giocatori ma anche per il mister è stato un girone di ritorno tosto, e quindi mi devo un attimo riposare e ricaricare le batterie. Grazie mister Colavicto per quello che hai fatto in questi 3 anni a Vasto. Ti chiedevano qual è il giocatore che ti ha dato di più. No, ma io, guarda, li devo solo ringraziare come li ho sempre ringraziati, ma di cuore, perché sono ragazzi che in allenamento, durante la settimana,
hanno sempre dato il massimo, anche la domenica. Quindi non mi va di fare il nome del singolo, ma di elogiarli in toto, soprattutto chi ha avuto meno spazio per giocare. E allora ti chiedo invece, modifico un po' la domanda, ti chiedo, secondo te qual è stato il giocatore che maggiormente, di cui maggiormente hai visto la crescita in questo anno? Ma guarda, si è parlato tanto di vastesità, ecco. Iarocci. Ti dico Iarocci perché Iarocci? Perché Christian era un ragazzo che parte in ritiro come quarto difensore centrale. Poi piano piano lo inserisco, perché comunque ci è voluto un po' di tempo, e il ragazzo mi ha dato soddisfazioni sotto il profilo appunto dell'applicazione in campo. E se ti cito un altro giocatore, per esempio Pizzutelli? Allora, guarda, è pronto per il salto tra i professionisti? Guarda, io ti dico, io sono 3 anni che alleno tre gruppi diversi. Mi piacerebbe ripartire con 7 o 8 di loro, perché quest'anno penso di aver allenato quella qualità tecnica e fisico-atletica che magari negli anni passati mancava un poco. Questo gruppo, dal punto di vista cognitivo, gli si può imputare qualcosina, però i 7-8 me li terrei ben stretti, compresi i ragazzi di Vasto, i vari Pizzutelli, Leonetti, Amelio, Stivaletta, Fiore, Iarocci, cioè, perché comunque sono ragazzi che l'interregionale la possono fare tranquillamente. Ecco. Andrea, però dalle parole di Gianluca Colavitto io mi terrei questi 7-8 elementi, perché la Serie D la possono fare. Non sembra che siamo proprio al passo di addio, non sembra, però devo tanto dire... Tanto complimenti anche al DS Mitchell, arrivano, sì. Ha fatto un grande lavoro, poi ne parleremo. Io non so, il mister è qui, quindi possiamo sfruttare la sua situazione, sì, cioè nel senso la sua presenza qui. Mi pare, ma è una sensazione che io porto all'attenzione di Colavitto, perché ho ascoltato le sue dichiarazioni, si sia voluto togliere qualche sassolino negli ultimi tempi, e ho la sensazione che tra i destinatari ci sia anche il presidente Bolami. Io non so se la mia sensazione è corretta o no. Se fosse corretta, ci sono i margini per proseguire insieme una terza stagione, proprio che lo scorso anno ci fu quell'interruzione, l'avvento di Favo, che poi si rivelò comunque una mossa sbagliata, poi di nuovo l'avvento di Colavitto, un girone d'andata meraviglioso e un girone di ritorno che ha impedito poi alla Vastese di coronare il sogno playoff. Quindi io giro tutte queste considerazioni al mister. Andrei, guarda, io con la società non mi sono seduto, quindi non ho parlato con loro. E non abbiamo discusso di questo, perché comunque penso che sia prematuro. Certamente mi aspetterò una telefonata da parte del presidente, e comunque un qualcosa va sempre chiarito. Ti ripeto, io ho bisogno adesso veramente di staccare e cercare di riposarmi, e poi dopo quello che sarà vedremo che cosa uscirà, ecco. Grazie a mister Colavitto, stanno arrivando tanti ringraziamenti per tutti i risultati raggiunti in maniera evidente. I tifosi competenti ti salutano, prima ti hanno mandato un saluto con effetto delicato, tra parentesi, ma vuol dire c'è qualche spiegazione all'effetto delicato? No, non lo sai. Non lo so. Però è inevitabile parlare anche di questo feeling che si è creato subito anche con il direttore sportivo, o sbaglio, Francesco? No, questa Michele. È una stima reciproca che comunque ci portiamo da qualche anno, da parecchi anni, ecco, perché comunque io ho giocato con lui ad Avellino in C1, ho giocato con lui a Castellammare di Stabia in C1, e quindi è un rapporto che nasce da tanto tempo. Però al di là del, diciamo così, del rapporto professionale e una stima reciproca la nostra, io
in lui ho sempre detto che notavo l'onestà, la limpidezza, e quindi è questo che mi ha spinto anche ulteriormente ad accettare il suo invito di ritornare sulla panchina della Vastese. Senti, ti faccio una domanda: come hai visto invece l'Aquila che farà i playoff? Ma guarda, l'Aquila è un organico secondo me importante, guidato da un allenatore capace, in gamba. E se ti devo essere proprio sincero, oggi è stata una bella partita, ma mi impressionò più il girone d'andata in casa nostra, quando vincemmo 2-1, che oggi. Oggi sinceramente la Vastese forse meritava qualcosina in più. Abbiamo peccato nelle nostre solite ingenuità, ecco, un calcio d'angolo, dove quest'anno purtroppo sono state costanti i gol subiti su palla inattiva, su rigore, punizioni laterali, calci d'angoli contro. E quindi, però oggi ho rivisto trame di gioco importanti, sviluppo del gioco nell'asse centrale del campo, questo fraseggio corto dei miei ragazzi, questo cercare sempre la giocata sul terzo uomo in profondità. Quindi oggi mi sono piaciuti. Ti ripeto, oggi ho avuto la sensazione proprio che erano liberi da ogni vincolo e quindi ritornati a quel girone d'andata fantastico, sì, che tutti ricordiamo. Assolutamente. E se c'è una partita che invece ti è rimasta qui? No, io guarda... Cioè, una partita che dici, nonostante l'abbiamo giocata bene... Ad Avezzano. Ad Avezzano 2-3. Sì, perché ad Avezzano, in quella partita, io dalla sera alla mattina... Dopo l'incidente subito da Anthony, cambiamo due quarti di una difesa. Anthony, per chi non lo sapete, è Viscardi. Scusate, sì, perché io di solito chiamo i ragazzi sempre per nome, ma è giusta la tua Anthony Viscardi. È giusta la tua puntualizzazione. Viscardi, quindi si fa male, insomma, il direttore si butta sul mercato, prendiamo Cane, Maronilli, due nuovi elementi in quella partita, quindi difficoltà maggiori. Però quella partita lì, partiamo bene il primo quarto d'ora, poi dopo ci disuniamo, prendiamo due gol. Insomma, alla fine 3-0, dal 3-0 al possibile 3-3 con l'occasionissima di Vito Leonetti. Peraltro in quell'occasione, se non erro, fu espulso anche De Chiara? Sì, quella è poi un'altra, hai centrato un'altra problematica di questo girone di ritorno, tutte queste partite giocate in 10 uomini. Va bene, comunque lascia il tempo che trovano, alla fine conta, come dice Andrea, il risultato. Beh. Di quella partita, eccola, la stiamo rivedendo, fu una partita in cui ci fu iniziò una specie di, mi perdonerà Colavito, leitmotiv della Vastese, cioè una Vastese che prendeva un sacco di gol, poi cominciava una rimonta. Che però sì, spesso e volentieri... Sì, dovevamo essere prima bastonati e poi dopo reagire. E questo, guarda, in effetti c'è stata sta cosa del girone di ritorno, peccati di gioventù, mettiamola così. Andrea, tu che giudizio complessivo dai? No, si è parlato molto proprio di questo infortunio di Viscardi, di come la Vastese abbia dovuto cambiare un po' assetto, un po' anche, non dico sistema di gioco, ma dei meccanismi sono un po' saltati, perché forse le caratteristiche di chi è arrivato al posto di Viscardi sono arrivati Cane, che però è un laterale, Maronilli soprattutto, un centrale, da quel momento ha giocato con più costanza Iarocci. Però è possibile che questo avvicendamento abbia così tanto intaccato la tenuta mentale della squadra? Cioè, guarda, da un problema tecnico si è andati a finire a un problema mentale così spiccato? Guarda, io come dicevo il girone d'andata, dicevo le vittorie aiutano a vincere. Sì. È chiaro? Quando poi con un gruppo così giovane inizi ad inanellare risultati negativi, è come se tu entrassi in un imbuto, in un tunnel, e non vedi la luce. Cioè, oggi, per dirtene una, un ragazzo tra il primo e il secondo tempo mi diceva: mister, come siamo belli sciolti, oggi proprio giochiamo spensierati. Forse è proprio questo, che non abbiamo saputo reggere
quelle pressioni che comunque una piazza come Vasso, certo. Non è che stiamo parlando di Matelica, con tutto il rispetto, di San Giusto, Vasto, a Vasto comunque c'è presenza di pubblico, comunque la gente, e da un lato è bello perché comunque ti senti allenatore, ti senti giocatore, sì. E forse proprio questo è stato, diciamo così, l'aspetto più pesante da dover affrontare. Io direi di andarci a vedere il servizio che di fatto per il 50% ha deciso il campionato, perché la vittoria della Vezzano contro il Matelica ha spianato la strada alla Vispesa. 1-0 per la formazione bianco-verde, vediamo il servizio. La fine amara di una stagione stregata, le lacrime del Matelica sotto gli spalti dei 300 arrivati per festeggiare la vittoria del campionato. Così non è stato. Al Dei Marsi passa l'Avezzano, cinico, spietato, e l'Avispesaro fa festa a 227 km di distanza. Giampaolo fa turnover, ci sono D'Ambrosio e Scutti, larghi in difesa, Menna e Tariuk centrali, Bisegna e Bianciardi a centrocampo, D'Eramo e Pollino sugli esterni, Cerone e Dos Santos a formare il solito binomio d'attacco. Matelica senza la sua punta di diamante, Andrea Grassi, capocannoniere biancorosso, squalificato per 3 giornate, manca anche Mancini, infortunato. Non c'è se e non c'è ma, anche contro una corazzata come l'Avezzano. La vittoria è l'unica soluzione contemplata. L'ingresso in campo è una passerella della capolista e della terza potenza del campionato. Il primo colpo al quarto è dell'Avezzano, bella manovra corale, servizio per Dos, che spara a filo palo, si alza la bandierina dell'assistente. Al nono Bianciardi scalda il piede, Cherezovic in presa diretta. Minuto 24, Gabbianelli vede il corridoio da fuori, scarica la botta, Fanti si rifugia in angolo e proprio sul corner che ne scaturisce confusione nella mischia, Callegaro trova la sfera in uscita e prova la conclusione di Potenza, ancora Fanti a dire di no. 36esimo, l'Avezzano manovra dalla destra, traversone basso ad attraversare l'intera area di rigore, Pollino a rimorchio non trova lo specchio. Il Matelica prova ad impensierire la retroguardia di casa, Brentan guadagna metri sulla destra, mette il cross raso terra, Fanti è sulla traiettoria. Incredibile si materializza al 40esimo, il direttore di gara indica il dischetto sul tocco di mano di Scutti, calcio di rigore sul punto di battuta, Vacchiere Mateng, Chicco Fanti blinda la porta e blocca il pallone, la Nord ai suoi piedi. E guardate cosa fa il portiere avezzanese al 44esimo sulla botta ravvicinata avversaria, è lui la bestia nera del Matelica. Si torna negli spogliatoi con gli animi divisi a metà, la capolista prende il vantaggio della Vis, tutto si deciderà in 45 minuti, non cambiano le formazioni. Azione al rientro in campo, Bisegna battezza la ripresa, botta dalla distanza, sfera sul fondo. Al decimo, sull'ennesima parata di Fanti, sembra che il copione non sia cambiato. Al 14esimo, calcio di punizione, Matelica da posizione molto interessante, lo Sicco va dritto in porta ma manca di precisione. Primo cambio voluto da Tiozzo, fuori Angelilli, dentro da Polonia. 3 minuti dopo, cambio anche in casa Avezzano, Cerone richiamato ai box, campo a Michele Priorelli. E arriva l'episodio che sconvolge la scala dei pronostici, il lancio di precisione di Bianciardi per Dos, che taglia verso Cherezovic e lascia partire il sinistro che si infila sotto l'incrocio e fa 21 sul conto dei gol personali. È lui sempre di più il capocannoniere del campionato. Tiozzo subito ai ripari, triplo cambio, fuori Lillo, De Gregorio e Chiere Mateng, dentro Tonelli, Riccio e Oliveira. Giampaolo richiama Pollino e D'Eramo, spazio ha ritrovato Dennis, Besana e Marco Acatullo. Al 40esimo si vede il Matelica con Gabbianelli, Fanti battezza fuori. Un minuto dopo, Cuccato alla palla del pari, poco lucido il neo entrato, azione sfuma. Nel finale c'è spazio anche per Persia per far rifiatare Bianciardi, passerella per Bomber, Matteus, Dos Santos, dentro De Rocis. E allora la tegola per l'Avezzano allo scoccare del 45esimo, fallo di Persia all'altezza della propria tre quarti per Di Graci, Di Como e rosso diretto. Persia salterà la semifinale playoff contro il Pineto. Saranno 7 minuti di recupero, ma davvero non accadrà più nulla. Finisce 1-0 per l'Avezzano, 17esimo risultato utile consecutivo, miglior difesa del campionato, e domenica al Dei Marsi sarà la volta del Pineto. Il Matelica consuma il suo personale dramma sportivo. A Castelfidardo l'Avispesaro si lascia andare all'entusiasmo, mentre Tiozzo e i suoi raccolgono comunque gli applausi dei propri sostenitori prima di lasciare andare qualche lacrima e realizzare un pomeriggio duro da digerire.
Mister, 17 risultati utili consecutivi per l'Avezzano, che ha fatto praticamente un girone di ritorno senza perdere. Miglior difesa adesso si presenta, considerando che il Matelica ovviamente risentirà un po' di questo colpo di aver perso il campionato. L'Avezzano che diventa la principale favorita. Sì. Ma sono due semifinali davvero opposte, perché da una parte c'è un Matelica che arriverà col morale sotto i tacchi e l'Aquila che giocherà i playoff per onor di firma, perché non ci sono ambizioni di ripescaggio, da una parte. Dall'altro lato c'è la squadra che ambisce di più a ripescaggio, che è l'Avezzano, che è la squadra più in forma del momento, e l'altra squadra molto in forma è il Pineto, che ha chiuso alla grande questo campionato. Quindi sì, sarà sulla carta una semifinale forte Avezzano-Pineto, una semifinale debole per queste caratteristiche, non per il tenore e il blasone delle due squadre, quella tra Matelica e l'Aquila. Questa è una osservazione che ho voluto subito fare, poi lascio... È vero, ma poi all'Avezzano e sia al Pineto comunque mi sembrano le uniche due squadre del girone che hanno mantenuto il costante rendimento sia all'andata che al ritorno. E anzi, il Pineto forse più in crescendo nel girone di ritorno. Quindi in bocca al lupo a tutte e due le compagini e staremo a vedere che cosa succede. Io do la buona serata, perché sta tornando ad Arezzo, lo saluto, oggi ha affrontato proprio mister Colavitto, l'allenatore dell'Aquila, Pierfrancesco Battistini. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Il rientro verso casa dopo il 3-3 di oggi, io volevo innanzitutto chiederle, abbiamo sentito la sua analisi del post gara, ma volevo chiederle che giudizio complessivo dà di una stagione comunque particolare e che adesso troverà la parte più bella, perché i playoff, ma senza purtroppo l'ambizione di poter aspirare ad un ripescaggio. Come lo si affronta? Come abbiamo fatto un po' fino ad oggi, nel senso, lavorando la giornata, lavorando su obiettivi minimi, su obiettivi di singola partita, anzi su obiettivi di poter allenarci ogni giorno, e quindi non abbiamo un orizzonte né temporale né società che ci permette di fare diversamente, e lavoreremo sull'orgoglio come abbiamo fatto finora. Le chiedo se il contraccolpo che può subire il Matelica dal punto di vista psicologico, perché poi a fine stagione di gambe, energie nelle gambe ne restano poche, può essere un fattore determinante per l'Aquila, in positivo ovviamente? Probabilmente un piccolo vantaggio psicologico c'è sempre stato, anche nei playoff passati. La squadra che perde il campionato l'ultima giornata può avere un contraccolpo, però parliamo uno di una squadra Matelica che è fortissima e che sta in testa tutto il campionato e tantissimi giocatori, e dall'altra parte noi che siamo arrivati veramente allo stremo delle forze a questo tipo di competizione, che però vogliamo andare al massimo. Certo. Quindi non so dirti dal punto di vista psicologico se hanno dei vantaggi, cercheremo piuttosto di prepararci meglio, di capire anche un po' più le difficoltà di questa fase di stagione, perché abbiamo preso 3 gol in casa in 2 partite, non ci è mai successo, e lavoreremo su questo. C'è una domanda, sì, da parte di Andrea Costantini. Buonasera mister, complimenti per la stagione che comunque lei ha portato finora a termine, anche se ora c'è la coda dei playoff. Qual è stato il momento più difficile di un anno che nel complesso è stato già di per sé difficile, ma qual è stato il momento più basso da un punto di vista della gestione del gruppo e di tutte le dinamiche che ci sono state intorno alla squadra? Guarda, è problematico, perché ho detto almeno una decina di volte che peggio di così non poteva essere, e è sempre successo una cosaccia. Quindi sinceramente faccio fatica a dirtelo, non è che uno vuole lamentarsi per conto di lamentarsi, ma in realtà che noi chiudiamo la stagione con la metà dei rimborsi presi, e la chiudiamo essendo stati praticamente soli da novembre in poi. Da marzo in poi siamo stati noi giocatori, un dirigente, un ingegnere e un massaggiatore, e quindi dirti che può succedere qualcosa, un momento più basso di tutti non sto dicendo, può succedere qualcosa di peggio anche nei prossimi giorni. E in questa semifinale col Matelica in campo per cosa?
vincere, come giochiamo sempre di domenica, come abbiamo giocato oggi contro una Vastese ottima. Mi è piaciuto, che mi aspettavo di vederla in questa maniera, e per provare a vincere. Poi se riusciremo saremo contenti, se non riusciremo sappiamo che abbiamo già fatto tanto rispetto a quello che dobbiamo fare. Mister, per chiudere, davvero ringraziandola per la disponibilità, le chiedo, visto che è uscito su qualche organo, ma non è che qui c'è l'attuale allenatore della Vastese, ma non è che stiamo parlando al telefono con il prossimo allenatore della Vastese, cioè lei? No, non mi risulta che Mister Colavito non sia allenatore della Vastese del prossimo anno. Peraltro, mio modesto parere, che ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, perché l'ho seguito sia quando ha vinto il campionato d'eccellenza, un ottimo campionato lo scorso anno, che se probabilmente la sua esperienza non fosse stata interrotta avrebbe portato ai playoff la Vastese, e quest'anno è un giocatore straordinario. L'ho detto prima della partita che la Vastese gioca un bellissimo calcio, e oggi sinceramente l'ho visto tutto in campo, quindi faccio i complimenti a Mister Colavito e gli auguro di far bene come ha fatto in questi anni. Tra l'altro so che l'ho conosciuto anche al corso, quando ho vinto appunto il campionato di eccellenza a Coverciano, e mi hanno detto i compagni che è un ottimo allenatore anche dal punto di vista teorico e si vede bene sul campo. Io la ringrazio, mister, e facciamo ovviamente l'in bocca al lupo. Non so se anche mister Colavito voleva salutare per Francesco Battistini. Faccio un grosso in bocca al lupo, lo ringrazio per le parole, però la stima è reciproca. Grazie. Grazie. Abbiamo fatto una oggi, mister. Saluto tutti quanti, abbiamo dato un buon spettacolo dal punto di vista calcistico. Questa è una buona cosa. In bocca al lupo per il playoff all'Aquila di Pier Francesco Battistini. Grazie mister, buon rientro verso casa. Grazie a voi, buona serata. E allora, grazie a Pier Francesco Battistini. Io direi a questo punto, visto che abbiamo visto Avezzano Matelica, adesso ci andiamo a vedere Recanatese Pineto, che definisce la griglia dei playoff, con il Pineto che affronterà proprio l'Avezzano, relegando al quinto posto l'Aquila. Il servizio di Roberta Di Sante. Finisce in poesia nella terra di Giacomo Leopardi per il Pineto, e domenica sarà derby playoff al Dei Marsi contro l'Avezzano di Giampaolo. Al Tubaldi di Recanati la squadra dell'ex Amaolo si impone 5-3 sulla Recanatese e blinda il quarto posto. Alessandrini sceglie il 4-3-1-2 con Olivieri in cabina di regia dietro le due punte Pera e Falomi. Leggero turnover per Amaolo nel 4-3-3, tornano Mazzocchetti tra i pali, Esposito a sinistra, e con Tomassini non al top, lasciato precauzionalmente a riposo, in avanti il tridente composto da Di Rocco, Gragnoli e Farias. Appena tre giri di lancette il risultato si sblocca. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Pera, ben appostato sul secondo palo, approfitta del caos in area e insacca di testa per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Immediato arriva però il pari del Pineto, che porta la firma di Gragnoli, autore di una gran botta dai 25 metri che lascia impietrito Stefanelli. Le due formazioni giocano a viso aperto e danno vita ad una gara bella, avvincente e condita da ottime trame di gioco. Al decimo, sulla percussione di Esposito, Stefanelli ci mette letteralmente una mano, mentre due minuti più tardi Pepe insacca di testa sul corner di Pezzotti, ma il direttore di gara Ciato ravvisa una scorrettezza in area e annulla la rete. Ma il Pineto spinge in avanti ed è solo questione di tempo. A ribaltare il risultato al 23esimo ci pensa Di Rocco, che raccoglie il cross dalla sinistra di Gragnoli e piazza il pallonetto alle spalle dell'estremo marchigiano. La partita è viva e gli ospiti rispondono colpo su colpo. Al 24esimo il diagonale di Giaccaglia termina di pochissimo al lato. Un minuto più tardi in mischia Falomi non ci arriva di un soffio. Ma la regola non scritta del calcio è sempre in agguato, e al 27esimo Di Rocco è velocissimo sulla destra ad accentrarsi dopo una gran sgroppata e piazzare il diagonale che vale il tris e la doppietta personale per il giovane pescarese. La Recanatese però non ci sta e alla mezz'ora accorcia le distanze. Marchetti fa il pari con Gragnoli, raccoglie l'invito di Olivieri e piazza il pallonetto alle spalle di Mazzocchetti. Gran gol per l'ex Savona. Nel finale di primo tempo Pera prova a riportare il risultato in parità facendo valere tutto il proprio tasso tecnico, ma poi sbaglia leggermente la mira calibrando di poco sopra il 7. Il secondo tempo riprende sugli stessi ritmi elevati del primo. Al sesto Falomi fa le prove del gol. Un gol che si concretizza al 24esimo. Gran botta di Olivieri, respinge con i pugni Mazzocchetti, Giaccaglia raccoglie e mette il cross tagliato per Falomi, che riporta il risultato in parità.
Tutto da rifare per la truppa di Amauro, che però non demorde in una gara che si fa sempre più entusiasmante e si riporta in avanti dopo appena 3 minuti con il neoentrato Ciarcelluti, che con una percussione delle sue scardina le maglie della difesa giallorossa e mette a segno il poker. Sul capovolgimento di fronte, Marchetti sfiora l'incrocio dai 25 metri. È una gara senza esclusione di colpi e al 32esimo c'è spazio anche per il gol dell'ex, quando Mariani raccoglie palla al limite dell'area e piazza la conclusione sotto l'incrocio per il 3-5. Nel finale c'è ancora tempo per il palo di Ciarcelluti, che potrebbe valere la sesta rete e lo spunto di Senigallesi, che termina di pochissimo al lato. Dopo 3 minuti di recupero, festa e applausi per tutti. La Recanatese, nonostante la sconfitta, festeggia la salvezza davanti al pubblico di casa. Il Pineto, autore di un'ottima prestazione, lancia un messaggio all'Avezzano. Ora l'appuntamento più importante domenica prossima al Dei Marsi per un finale di stagione da protagonisti. Mister Alessandrini, è arrivata una sconfitta oggi, però la Recanatese ad onor di cronaca ha fatto la sua onesta e bellissima partita, ha giocato e ovviamente è festa un po' per tutti, perché è arrivata questa salvezza e la state festeggiando davanti al vostro pubblico. Sì, siamo tutti quanti molto soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto. Era un cammino difficile, un percorso lungo, impegnativo. Adesso oggi non fa testo, perché giustamente i ragazzi dopo la vittoria di domenica probabilmente hanno mollato mentalmente, non che oggi non si siano impegnati, perché però insomma è stata una partita molto aperta da parte nostra, giocata senza la mentalità delle ultime partite, mentre per gli avversari che ancora devono disputare i play-off era più proiettato verso i play-off e di conseguenza la mentalità e la testa dovevano essere lì. Però insomma, in questo momento mi sento in dovere di ringraziare veramente tutti quanti i giocatori, perché sono stati eccezionali. Ottenere questo risultato, è già stato detto da tantissime persone, non era facile, perché non dimentichiamo che a dicembre eravamo o penultimi o terzultimi, poi penultimi con 10-12 punti, perciò insomma abbiamo fatto un cammino molto molto importante in un campionato difficile, che anche l'ultima giornata ha fatto vedere insomma che sorpassi contro sorpassi, sorpassi contro sorpassi, e le ultime che magari hanno ottenuto dei risultati importanti, perciò non era facile come è avvenuto e di questo ne siamo soddisfatti. Vittoria dell'ex per mister Daniele Amauro, una partita molto bella, blindato il quarto posto, domenica prossima sarà playoff ad Avezzano. Sì, ci tenevamo in modo particolare a chiudere nel modo migliore, e al di là quarto, quinto posto, i playoff già l'avevamo assicurati con una giornata d'anticipo, e volevamo chiudere in bellezza e contro un'ottima squadra che il giorno di ritorno ha fatto cose stupende, quindi un organico importante, e però anche noi stiamo in forma, in condizione, e abbiamo fatto un'ottima gara, quindi ottime trame di gioco, e abbiamo chiuso come volevo, con una vittoria e con una prestazione fatta di qualità anche di gioco e con gol belli anche, un belle diciamo finalità. Tra l'altro il Pineto è riuscito a portare a segno diversi giocatori, Ciarcelluti, Mariani, Di Rocco, insomma sono tutte armi all'arco di Amauro per la partita di domenica prossima. Tra l'altro non c'era Tomassini oggi, cioè, ha qualche problema? Sì, aveva sia lui che Orlando qualche situazioni di non perfette condizioni fisiche, quindi abbiamo preferito non rischiarli, però come ho detto in altre circostanze la squadra oggi ha un organico competitivo e l'hanno dimostrato chi entra dall'inizio e chi entra in partita in corsa, diciamo, quindi è stata sempre la nostra forza, e anche oggi nonostante abbiamo fatto riposare qualche giocatore, chi ha giocato si è fatto trovare pronto e ha dimostrato che il valore di questa squadra è importante, e sono soddisfatto, penso dobbiamo essere tutti soddisfatti di quello che ha fatto questa squadra, soprattutto in queste 12 partite dove abbiamo fatto mi sembra 8 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta incredibile con la Nero Stellati. Peccato, però è stato un episodio negativo che ci ha dato la forza per ripartire, e a volte nei momenti difficili si vede il carattere di una squadra. Questa squadra ha dimostrato di averlo con un ottimo finale di campionato, e quindi siamo tutti soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone in questa domenica davvero ricca, ricchissima di grande calcio sulla nostra emittente. Abbiamo visto la vittoria del Pineto sulla Recanatese, finale in crescendo. Te l'aspettavi? Il Pineto davvero non ha più sbagliato un colpo. Ah, guarda, sinceramente penso che comunque si meritano questo risultato, una società seria, un presidente che ama lo sport ed è una persona a modo, un allenatore preparato, quindi una città che non ti dà tante pressioni, quindi alla fine è ciò che stanno raccogliendo i frutti, ecco, del lavoro svolto quest'anno. Nelle due semifinali chi vedi? Magari con qualcosina in più? Matelica, L'Aquila, Avezzano, Pineto. Ovviamente lo ricordiamo, gara unica sul campo del Matelica, Matelica, L'Aquila, Avezzano, Avezzano, Pineto. Ma guarda, sono sempre partite spareggio, quindi alla fine certamente è favorita, mi sa che c'ha due risultati su tre, non la squadra che si classifica meglio, quindi... Guarda, se non erano, ci sono i tempi supplementari, non sono previsti calci di rigore, dunque risultato di pareggio si va ai supplementari, quindi, se persiste ancora il pareggio dopo i tempi supplementari, la meglio classificata passa il turno. Ma guarda, sono partite particolari, quindi sono da tripla, quindi la giocheranno e vedremo cosa succederà. A proposito di partita spareggio, Andrea, ne dovrà fare uno anche il San Nicolò, perché oggi è uscita sconfitta dal campo del San Marino, se la dovrà vedere contro la Jesina. Vediamo il servizio, 3-1 per il San Marino. La questione doppia filiazione tiene banco e i tifosi del Nucleo 2000 con striscioni e cori difendono la società biancazzurra. Martedì ore 18 alla Casa del Calcio, incontro chiarificatore tra San Marino e Federazione Gioco Calcio Sammarinese che determinerà il futuro della società di Via Rancaglia. La partita di oggi non aveva alcun valore in termini di classifica per il San Marino, ce l'aveva e come per gli abruzzesi che con un risultato positivo avrebbero evitato i play-out. L'atteggiamento della formazione di Montani non è esattamente quello di una squadra con il coltello tra i denti e il San Marino ne approfitta con un 1-2 terrificante tra il sedicesimo e il ventesimo. Prima Nappello approfitta di una respinta corta di Cannella su tiro di Gadda per mettere in rete da pochi passi, poi è Tommaso Guidi con una bella conclusione da fuori area a portare il Titano avanti di 2 e San Nicolò nei guai con il vantaggio contemporaneo dell'Agnonese. Nella ripresa Bardeggia ha la palla per chiudere definitivamente i giochi, Cannella respinge in angolo, successivamente arriva il gol della speranza per gli abruzzesi con il tocco di testa sotto misura di Giampaolo. Ci sarebbe il tempo per raddrizzare la situazione, ma è Nappello con la sua doppietta personale a spingere definitivamente il San Nicolò ai play-out. Il San Marino chiude a 51 punti, frutto di 15 vittorie, di cui 5 in casa e 10 fuori, 6 pareggi e 13 sconfitte, un futuro tutto da scrivere al San Marino Stadium. San Marino batte San Nicolò Teramo 3-1. Eh sì, peccato, perché il San Marino aveva poco da chiedere a questo campionato e invece la vittoria del San Marino costringerà il San Nicolò alla coda play-out contro la Jesina. Che pensi, che partita sarà? Che squadre sono San Nicolò e Jesina? Guarda, la Jesina è una squadra scorbutica, è una squadra che lavora molto bassa in campo e lavora di ripartenza, c'è sto Trudo che comunque a campo aperto è devastante. Mi dispiace per il San Nicolò, un'altra società abruzzese e una società seria, si deve giocare sta permanenza in Serie D in questa partita. Il mister dovrà lavorare molto, secondo me, sulla testa dei ragazzi e comunque sono fiducioso, perché la guida del San Nicolò è una guida di un allenatore capace e quindi che si merita la permanenza in interregionale.
Prima di tornare sulla questione Teramo, perché sono le 20:48 e dunque gli ultimi minuti li dedicheremo a Teramo Reggiana e anche alle interviste post gara, ti giro la considerazione che ti arriva da casa, di magari due parole anche sulla curva d'Avalos, che insomma vi è stata vicina quest'anno e che ti è stata molto comoda, soprattutto perché so che tu ami riprendere la partita anche dalla curva d'Avalos. Sì, perché comunque noi allenatori, diciamo così, siamo tra virgolette fortunati, perché con questo fatto comunque di avere le partite quasi live con Y Scout, insomma, la prospettiva della curva è una prospettiva per un allenatore diversa, che ti fa notare tanti particolari che con le zoomate e con la ripresa dalla tribuna non hai. Detto ciò, ti dico che veramente vasto la curva d'Avalos è il dodicesimo uomo in campo, è quella, ti dà quella spinta in più che magari in altri campi, in altri stadi non hai. Giocare a Vasto rappresenta per tanti ragazzi, rappresenta veramente una gioia, ti senti giocatore, ecco. Infatti ti dirò, anche oggi sono venuti, ne erano non so, una quarantina, una cinquantina. Comunque si fanno sentire, e dove gli hanno vietato la trasferta, e mi riferisco ad esempio ad Avezzano, a Recanati, comunque i ragazzi ne hanno risentito della loro assenza. Certo. Mi sento di abbracciarli tutti, i tifosi della Davalos. Ti chiedo, per tanti che, e la testimonianza sono gli sms che sono arrivati per te, ma che sono arrivati anche in stagione, ovviamente, sì, la maggior parte positivi, poi anche ovviamente alcuni negativi, specie sì, quando le cose andavano male. Ma ti chiedo, per tante persone che hanno apprezzato il tuo lavoro, pensi che ci sia stata una parte, che ho letto anche da qualche su qualche organo di informazione, hai avuto anche tu l'impressione che Colavito non era stimato proprio al 100%, c'erano alcuni che non hanno apprezzato totalmente il tuo lavoro? Ma sicuramente, io ti ripeto, io non penso di avere il consenso unanime, quindi non ce l'ha nessuno, e ci mancherebbe. Nel mondo dei social attuale ti devi aspettare di tutto, e devi essere anche bravo, se leggi, di saper cogliere le cose che ti possono arricchire e ti possono far crescere. Io sinceramente ne leggo poco, però le cose negative me le faccio scivolare, e se riesco a cogliere qualcosa che mi possa far crescere, sicuramente la faccio mia. Assolutamente. Andiamo a vedere adesso Andrea, gli highlights di Teramo Reggiana, partita terminata 3-3, possono partire. Teramo che con l'esordio di Zichella sulla panchina biancorossa, 4-2-3-1. Tutto confermato rispetto alla vigilia. Tulli con Varas e Bacio Terracino alle spalle di Panico, difesa a 4 Caì di Speranza, con la Reggiana invece anche lì tutto confermato 3-5-2, la Reggiana che parte subito con questo autopalo di Speranza e poi la conclusione alta di un giocatore della Reggiana. Dunque Teramo che rischia subito, ma Teramo che scende in campo davvero male, perché rischia immediatamente dopo con questo tiro di Cesarini che va alto sopra la traversa. Davvero il Teramo non c'è, e c'è questa incursione sulla destra, il pallone che arriva a Panizzi, piatto sinistro, e il pallone che termina dopo aver colpito il palo in fondo al sacco. Gol bellissimo di Panizzi, che dunque realizza il gol del vantaggio reggiano. Doccia gelata per un Teramo comunque molto negativo nella prima parte di gara, un Teramo assolutamente tramortito, che prova la reazione con questo sinistro alto da parte di Ilari, che però non impensierisce
il portiere della Reggiana. Ci prova ancora il Teramo, che sostanzialmente gioca un brutto primo tempo con Varas che cicca il pallone parato da Facchin. Siamo nella ripresa in cui scende in campo un Teramo totalmente diverso, sempre 4-2-3-1, ma entra in campo San Domenico e anche Gondò. San Domenico è scatenato perché prende la traversa, il pallone viene respinto, viene messo in corner da un difensore della Reggiana, calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Amadio trova il diagonale dell'1-1 che rimette in gioco il Teramo. In questo momento i risultati arridono ancora la formazione biancorossa, che con un gol potrebbe salvarsi. Ecco riproposto il diagonale di Stefano Amadio, anche in questo caso palo e poi gol dall'altra parte, battuto Facchin. Siamo al minuto 52, ma vedete al minuto 53 un tiro senza pretese, che tra poco vedremo, di Bob con Calore, che parte in ritardo, forse vede il pallone uscire troppo tardi. Davvero un'ingenuità imperdonabile però per Calore, che prende un gol che non si può prendere. Peraltro Bob, che era stato un obiettivo di mercato del Teramo estate scorsa. Torna in vantaggio dunque la Reggiana, il Teramo non ci sta, discesa di Sales, il taglio di Gondò, il diagonale parato da Facchin, il pallone rimesso al centro da San Domenico. Sales anticipato proprio sul più bello, non riesce a ribadire in rete. 61esimo, San Domenico scatenato, il pallone in area di rigore, c'è il tocco con la mano di Bob per l'arbitro e calcio di rigore, dopo che qualche istante prima Gondò si era lamentato per un altro rigore non concesso dal direttore di gara. Ecco riproposto, va Speranza e probabilmente c'è un tocco con la mano di Bob. Dal dischetto Bacio Terracino, rincorsa corta come al solito, spiazzato Facchin, pallone da una parte, portiere dall'altra. 2-2 per il Teramo, siamo al 63esimo, manca ancora tantissimo. Ecco la battuta di Bacio Terracino, 10° gol in stagione per lui. Il Teramo preme, ci crede, cross di San Domenico, Graziano si divora l'incredibile, ma niente rispetto a quello che si divora Gondò. San Domenico, il pallone sul destro, la respinta, Gondò, incredibile quello che riesce a fallire. E di fatto siamo al minuto 83, qui dall'altra parte la Reggiana va dall'altra parte e c'è il gol del 2-3 con Ayman Napoli da solo contro Calore. Sembra finita, i risultati arridono ancora al Teramo, nonostante sia ad un passo dal playout, con il Vicenza che perde 2-0, il Padova che vince ancora con il Gubbio, il rilancio dalle retrovie, il pallone arriva a San Domenico, la carambola verso Ilari, diagonale Mancino, 3-3. Ci sarebbero ancora, come vedete dal cronometro, 5 minuti più recupero, che poi sarà di 6 minuti, quindi altri 11 minuti poco meno per provare il gol che manderebbe il Teramo, che salverebbe direttamente il Teramo. Gondò gira di testa, il pallone sul palo e di fatto chiude la partita 3-3, che dunque definisce il campionato. Adesso aspettiamo ovviamente la sentenza sul ricorso della procura sul caso Sant'Arcangelo, ma per il momento il Teramo va al playout contro il Vicenza. Peraltro Andrea, date del playout di sabato, si di gioca sabato. Di sabato, al contrario di quanto vi avevamo comunicato, vi avevamo detto 20 e 27, in realtà sarà 19 e 26, sabato 19 e sabato 26 maggio, gara d'andata al Menti di Vicenza, gara di ritorno al Bonolis di Teramo, ricorso permettendo, ma non so quanto la Corte Federale d'Appello voglia ribaltare un verdetto di primo grado del TFN. Il ricorso è stato fatto dalla Procura Federale, che è uscita tra virgolette sconfitta dal primo round, perché il deferimento arrivava proprio dalla Procura Federale. È stato prosciolto il Sant'Arcangelo, peraltro anche con un punto di penalizzazione. Esatto. Il Sant'Arcangelo non paga dazio, la sentenza diventerebbe afflittiva qualora ci fossero due punti di penalizzazione, e nel caso Sant'Arcangelo farebbe i play-out, perché a parità di classifica avulsa tra Teramo e Sant'Arcangelo, doppio pareggio in campionato, Teramo ha una differenza reti complessiva di campionato molto migliore. Secondo me alla fine va a finire che ci sarà il ricorso, la Corte Federale d'Appello l'accoglierà, darà un punto
in modo da punire il Sant'Arcangelo, ma non punirlo così tanto da mandarlo al play-out. Sentiamo Giovanni Zichella al microfono di Paolo Renzetti. Zichella, quanto rammarico c'è dietro questo 3-3, ma soprattutto questo Teramo nel secondo tempo ha giocato una grandissima partita, cosa che non era accaduta nel primo tempo, ma soprattutto per molte giornate nella stagione regolare, questo è il vero rammarico. A 20 minuti dalla fine della partita mi chiede quanto rammarico ho, cosa le devo dire? Da 1 a 10, 100, tantissimo rammarico, c'ho ancora la visione del palo di Gondò, se la palla lì va dentro è finita la partita. Il calcio è questo, bisogna di nuovo rimboccarsi le maniche e lavorare, abbiamo 2 settimane per fare il play-out. Ecco, tra l'altro purtroppo non potete nemmeno arrabbiarvi più di tanto, nel senso che non l'avete vinta questa partita perché altrove c'erano delle buone notizie, ora bisogna resettare tutto e concentrarsi sui play-out. Sì, da martedì incominciamo a lavorare, abbiamo 1 settimana di lavoro completo senza avere l'assilo della partita e poi dopo avremo i play-out e ce li giocheremo alla grande. Ora crede di aver trovato delle certezze in questa, soprattutto nel secondo tempo, il Teramo visto nella ripresa? Ma certezze no, perché poi voglio dire abbiamo fatto fino al gol loro, secondo me è un buon inizio del primo tempo, poi dopo il gol di nuovo ci siamo un attimino slegati. E giocando con questo modulo dobbiamo rimanere corti sempre, sempre, in qualsiasi momento della gara, sia che prendi gol che non prendi gol. Noi invece abbiamo preso gol, ci siamo un po' disuniti e loro sono entrati tra le linee. Però non è la prima volta che accade in questa stagione un Teramo che si fa facilmente rimontare. Non facciamo i play-off, facciamo il play-out, qualche problema ci sarà di sicuro. Quindi voglio dire, bisogna cercare di lavorare e fare di tutto per salvare la categoria. Ripartire da questo secondo tempo, perché nel secondo tempo contro la Reggiana, che formazione di altissima classifica, avete creato occasioni, avete giocato, avete attaccato per 51 minuti, è mancato solo il gol. Però da questa prestazione si può ripartire per la doppia sfida col Vicenza? Sì. Ha detto bene, ripartiremo da questo, anche se adesso non è facile, insomma adesso dobbiamo un attimino domani riposarci tutti quanti, io personalmente, mentalmente devo riposare e poi da martedì pomeriggio rincominciamo da dove abbiamo interrotto, sperando non nel palo ma nel gol. Mister, quanto è dura andare così in questo modo ai play-out? Così nel senso che avremo Ilari squalificato, Graziano squalificato. Col fatto che è mancata la vittoria che poteva darvi questa salvezza. È dura, in questi casi è dura sul momento, adesso mezz'ora, già da martedì secondo me c'è una buona consapevolezza di potercela fare. Ecco, mancheranno 2 giocatori come Graziano e Ilari. Beh, siamo in 26, giocheranno altri 2. Tu di cosa hai riportato? Non lo so ancora, sinceramente. Questa era Giovanni Zichella, che ha detto anche una cosa che ci siamo dimenticati di dire. Il Teramo avrà nella play-out 1 fuori Ilari e Graziano, entrambi in diffida, entrambi ammoniti questo pomeriggio contro la Reggiana. Proprio Ilari, al microfono di Paolo Renzetti, le considerazioni del centrocampista del Teramo, poi rientriamo per le conclusioni. Molti si chiedevano al 91esimo della gara con la Reggiana perché questo Teramo in campionato spesso non è riuscito a giocare partite come quella di oggi nel secondo tempo. Oggi si è vista una cattiveria, una grinta che in altre occasioni purtroppo era mancata, sei d'accordo? Sì, purtroppo non siamo riusciti ad essere costanti durante tutto il campionato, abbiamo alternato ottime partite a debacle incredibili. Purtroppo è un po' il difetto che abbiamo avuto quest'anno, perché comunque la rosa a mio parere non è da play out, però ora siamo lì e dobbiamo calarci nella mentalità giusta e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi. Purtroppo, come stavamo dicendo, ci è mancata la costanza e magari un po' di fiducia, un po' di inanellare qualche risultato utile consecutivo. Purtroppo è stato un alti e bassi incredibile durante quest'anno. Insomma, è terminato così, ma dobbiamo farlo terminare nel migliore dei modi. Rammarico grandissimo perché a Padova il Gubbio ha perso. Sì, rammarico perché se avessimo vinto saremmo qui a festeggiare, però niente, dobbiamo resettare tutto, abbiamo un'andata e un ritorno da giocare contro il Vicenza e quindi dobbiamo prepararla benissimo perché dobbiamo assolutamente salvarci.
Ilari però non ci sarà. Io sì, purtroppo ero diffidato, ho preso un'ammunizione. Sì, mi dispiace molto, ma soprattutto perché insomma non essere a disposizione. Purtroppo dovrò fare il tifo e cercare di dare una mano per quello che posso. Niente, dobbiamo cercare di prendere le forze per questa sfida, perché sarà molto 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 difficile. Però dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Comunque la speranza ancora l'ultima a morire, perché comunque la procura ha impugnato il proscioglimento del Sant'Arcangelo e tutto potrebbe ancora accadere. Questo io non lo so, io vado in campo e mi occupo di quello. Purtroppo ci sono società che hanno fatto delle cose che insomma hanno pagato in ritardo, o situazioni simili, sarà chi di dovere a giudicare. Ecco. Se dovesse essere play-out, però potrete giocare per due pareggi, avrete la possibilità di giocare la gara di ritorno qui al Bonolis, e con il pubblico che si è visto oggi questo potrebbe essere un grande vantaggio. Sì, ma a prescindere da quello noi dobbiamo affrontare le partite come se non ci fosse questo vantaggio, nel senso che poi speculare su questa cosa potrebbe nuocerci, quindi dobbiamo andare lì e fare la gara per vincere, poi quando si tornerà qua è ovvio che speriamo nel nostro tifo, che ci dia una mano e che possiamo riuscire a salvarci tutti insieme. L'auspicio di Carlo Ilari, ma ovviamente ci sarà tempo per parlare, per analizzare, per vedere le prospettive di questo play-out, Andrea, che ha delle insidie, perché il Vicenza è un'ottima squadra, ma è una squadra in clamorosa difficoltà, questo bisogna dirlo. Beh, non vince da metà febbraio, lo abbiamo ricordato. L'unico aspetto positivo che possiamo riscontrare in questa squadra è che l'aspetto positivo, diciamo, sul fronte, guardandola dal lato del Teramo, è che una stagione del genere è logorante, e quindi tutto questo poi potrebbe andare a ritorcersi nei confronti del Vicenza in queste ultime partite. Già di fatto sta avvenendo, una società che non c'è, un'asta nella prima occasione che è andata deserta, quindi altre aste che saranno fissate, ci sono tante, tante incognite. Quello che invece non va bene, un lato a sfavore del Teramo, è che comunque sia sulla carta l'organico del Vicenza è un organico superiore a quello del Teramo. Da un punto di vista tecnico non c'è dubbio, ci sono giocatori che hanno fatto anche tanta Serie B, e quindi se imbroccano le partite di andata e ritorno nel computo dei 180 minuti possono far valere un tasso maggiore di esperienza, di tecnica e quant'altro, se imbroccano. Se non imbroccano e si portano dietro tutti i problemi di questa stagione, allora la gara è molto più giocabile, sempre che il Teramo sia quello visto nel secondo tempo. Certo. Se il Teramo è quello che ha in San Domenico un'arma importante, in Bacio Terracino il solito finalizzatore, e questa diciamo è la situazione migliore. A centrocampo per la gara d'andata si perdono due pilastri, non perché siano giocatori fortissimi in sé per sé, ma perché sono i giocatori di maggiore struttura. Però l'Amadio di questo pomeriggio è un Amadio che può far stare tranquilli. Resta tra i tanti problemi di quest'anno e di questo periodo il problema del centravanti. Il Teramo di fatto non ha il centravanti, e se dovessimo identificare due colpevoli per la partita di questo pomeriggio, purtroppo Calore ha commesso un errore importante sul gol di Bob, e l'errore di Gondò è l'errore capitale, esiziale, perché poteva essere il gol del 3-2 per il Teramo, e invece sul contropiede dopo quell'errore è arrivato il 2-3 della Reggiana. Se lì il Teramo segna con Gondò il gol del 3-2, al 90% la salvezza arriva. Però ricordiamoci che Gondò sta giocando male, ma un anno fa eravamo qui addirittura a criticare un giocatore che si chiama Marco Sansovini per aver divorato una palla gol importante col Parma. Questa è ancora più clamorosa, perché col portiere quasi a terra, a porta vuota, non ha trovato di meglio che tirare addosso al portiere. In qualsiasi altro modo, centrando lo specchio della porta a pochi metri, era il gol del 3-2 e quasi certamente la salvezza del Teramo. Non so quanto e se Gondò si potrà togliere questa macchia dalla testa
ed essere utile al Teramo nei play-out. No, assolutamente, secondo me è perfettamente inutile nel play-out perché è un giocatore oramai perso. In caso di retrocessione potrebbe essere ripescato nelle stesse condizioni dell'Aquila. Stiamo parlando di due squadre che hanno avuto un illecito sportivo nel 2015. Tre anni fa, tre stagioni fa. Questo è l'ultimo anno in cui non si può chiedere il ripescaggio. Esatto. Assolutamente, questa era la squadra che poi insomma è andata sotto i vari settori dello stadio Bonolis in attesa di questi 180 minuti che mancano. Io ringrazio Andrea Costantini. Andrea, intanto con te ci rivediamo. Certo. Nei vari appuntamenti, domani sera replay. Che sarà un maggio ancora caldo. Sì, per noi sarà un maggio ancora caldo. Invece per Gianluca Colavitto, che già mi permetto di dire abbronzato, anche se forse ha l'abbronzatura da muratore perché hai lavorato sul campo probabilmente al sole, ma ti auguriamo una buona estate. Io ve l'auguro anche a voi, consentimi solo di, come chiosa diciamo di questa puntata, di ringraziare di cuore il mio staff che ha collaborato con me tutto l'anno. Li vuoi citare? Sì, mi riferisco sicuramente al mister Michele Stivaletta, al prof Umberto Cianfrone e al preparatore dei portieri Pierpaolo Labarba. Un grazie di vero cuore. Assolutamente, buona estate a Gianluca Colavitto, ovviamente, in bocca al lupo se proseguirà questa esperienza a Vassolo. Viva il lupo, viva il lupo. O altrimenti altrove. Io ringrazio tutta la squadra di TV6 che come al solito oggi è stata come di consueto, ma oggi ancora di più perché era dislocato il pomeriggio su più fronti e su più orari, ma è stato ancora una volta l'ennesima dimostrazione di un lavoro straordinario, non mio, ma di tutti quelli che lavorano dietro le quinte, partendo ovviamente dal mio Angelo Custode, Maurizio Daguì, Silvia Gentile, Claudio Di Giacomo, Roberta Di Sante, Ania Cantagalli, Paolo Renzetti, insomma tutti, Roberto Pulimanti, Claudio D'Angelo Antonio, tutti quelli che hanno lavorato e che, visto che ci avete chiesto dell'Avezzano, e vi dico che l'Avezzano l'abbiamo già mandato, ma tra un po' lo rivedrete in replica. Ma la richiesta continua, avete fatto vedere questo, avete fatto vedere questo, avete fatto vedere quest'altro. Noi vi ringraziamo perché abbiamo avuto la sensazione per questa, se non erro, è la puntata numero 35 dell'Abruzzo del Pallone, per tutta l'annata abbiamo avuto la sensazione che in tanti ci avete seguito, in tanti ci avete voluto bene e noi ovviamente ve ne vogliamo altrettanto, vi ringraziamo per averci seguito. Noi non ci fermiamo qua, nella strutturazione standard l'Abruzzo del Pallone termina qui perché le partite adesso saranno di meno, oggi era davvero l'ultima ed ecco perché questa chiosa conclusiva. Poi ovviamente seguiremo i playoff di Serie D, il playout di Serie D, il playout di Serie C che riguarderà il Teramo, le ultime giornate di campionato del Pescara, quindi quando c'è un pallone che rotola e che riguarda una squadra della nostra regione noi ci siamo. Per il momento ci salutiamo qui, ma vi diamo appuntamento a domenica prossima, Andrea, perché sarà una puntata con le semifinali di Serie D. Speriamo di esservi stati di compagnia in questi 9 mesi, speriamo di essere di vostro gradimento anche nel mese che è appena iniziato. Continuate a seguirci, l'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica!